Ragazzi, so che non è tantissimo invitante, ma questa è la mia colazione da bodybuilder di oggi. Praticamente che cos'è, ragazze? Non è altro che albume strapazzato in padella, tipo una frittata. Lo verso in padella e lo strapazzo con la forchetta e dentro ci metto la fesa di tacchino a pezzettini, ma vedete? La fesa di tacchini a pezzettini, vedete, va bene anche il prosciutto cotto. E poi ci metto varie spezie. Adesso ho messo erba cipollina, la paprika affumicata, quella di Tiger e un po' di curry. E poi sopra, vedete, come fonte di grassi ho messo il grana. Un po' di grana scaglia a pezzettini sopra e un cucchiaino d'olio, quindi per la fonte di grassi, quindi proteine e grassi, ed è buonissimo, a me piace tantissimo, mi sazia tantissimo. E poi berrò anche una limonata fredda, cioè acqua al limone freddo che stimola il metabolismo. Appena tornata da un workout mattutino con il mio PT grande, favoloso e mitico, mi sono fatta improvvisata questa pasta. Sono delle linguine integrali, vi faccio vedere nello specifico, sono queste bavette integrali. Qui ho messo salsa tonno, olive nere e capperi, quindi il tonno bello proteico, un po' di olio a crudo. E qua, vabbè, qua è un pasticciaccio, praticamente le melanzane grigliate che erano rimaste di ieri. Ci ho messo il salmone, anche un po' di salmone in insalata, che è una cosa che ho inventato io adesso, ma non, da non rifare a casa, da non far vedere ai bambini. No, vabbè, comunque è il suo perché. È il salmone affumicato che ho condito semplicemente con sale non lo metto. Sale e olio non lo metto mai sul salmone, perché già è molto grasso e salato, soprattutto questo affumicato. Quindi ho messo soltanto pepe e limone. E ci ho messo un po' di questi sottaceti che ho sciacquato, vedete, le carotine, le cose, ho fatto tipo questo, un'insalatina, dai, so perché, col limone. E poi franco con le melanzane grigliate con un po' di aceto balsamico. Adesso mangio. Yummy! Buon appetito, guardate quanta pasta, un bel piattone. Sono intorno ai 100 grammi, perché post workout ci vogliono tanti carboidrati. Yeah, viva, ho fatto, ciao! Ragazzi, ho preparato questo piccolo spuntino per il mio ragazzo. Ci ho messo lo Skyr sotto, lo yogurt, quello là della Lidl. L'ho dolcificato con un po' di truvia, così è molto molto più buono e meno aspro, piccolo segreto. E ho aggiunto anche, aspettate che lo prendo dal frigo, questo qua, il latte di cocco, cioè praticamente lo yogurt, per renderlo un po' più cremoso, un po' più dolce, anche un po' più saporito. Ci ho messo un po' di questo, ma potete mettere qualsiasi latte vegetale, anche quello di mandorle, quello che vi piace a voi. Poi l'ho messo qua dentro, ci ho messo le pere tutte tagliate a pezzettini. Adesso sopra le pere metterò ancora un po' di truvia e un po' di questa qua. Questa qua è buonissima, indovinate che cos'è? È la farina di cocco, sulle scaglie di cocco che rendono tutto più buono. Quindi io ci spolvero un po' di truvia, tipo zucchero, no? Come se fosse, e un po' di questo sopra. Madonna, che buonissimo! Sembra formaggio grattugiato, sembra parmigiano, no? Vabbè. Se avete tempo, fatelo stare prima un po', un quarto d'ora tipo nella cella, diventa ancora più buono. È buonissimo, è buonissimo! Ecco qua, gnammi! Yeah, adesso glielo porto. Yeah, allora. Wow, è buonissimo. E vedi com'è? Note com'è bello. Lo sto vedendo com'è. Hai visto com'è? Devo assaggiare, vedi? Assaggio. Vedi com'è buono? È freddo. E dai, scemo. È buono. È buono? Ma tutto a te, no, un poco anche a me. Amo, ti guarda a me, tu ti mangi. Ecco, non è. Ma guarda, no, guardate, ma quello è il dessert, quello è il pranzo. Un poco te lo do, ya. Grazie. Ma in bocca, me lo in bocca sempre. Ma buono! Questo l'ho fatto io. Amo, la pera col cocco c'ha un suo perché. Ma questo l'ho fatto io però, ragazzi. Tutte le cose buone, le faccio tutte le cose buone. La pera col cocco però, è buono. Ma mo che buona, buono.
che bellissima cenetta ho fatto, il tacchino con tanti contorni, nello specifico sono finocchi gratinati, broccoletti, scarole e rucola, e poi il tacchino in padella con le noci e le olive, olio d'oliva, di aceto balsamico, se piace.